Buonasera, sono Laura Antichi, volevo presentarvi stasera la possibilità di creare una linea del tempo utilizzando VisMe. VisMe ci dà la possibilità di creare delle infografiche. Bisogna loggarsi a questo servizio dopo aver preso un account, quindi il servizio è adatto per gli studenti più grandi che possono accedere e richiedere un account. Ho già l'account e quindi vado in login. Questa è la mia dashboard e questi sono i miei progetti. Vado in Create. E ho la possibilità di scegliere tra presentazioni, infografiche, documenti, eccetera, eccetera. E sceglierò Infographics. Potrei anche creare un'infografica vuota e mettere gli elementi aggiungendo dei blocchi. Preferisco quindi scegliere un template già predisposto e tra i template che penso mi possano essere utili scelgo dei History of a Company Name. Poi ciascuno sceglie il template che meglio si adatta alle sue esigenze. Vado in Edit. Come vedete, ho a disposizione il template che posso arricchire con dei blocchi, con il più alla vostra destra, oppure posso i blocchi spostarli, move down up, posso duplicare parti dell'infografica e anche l'infografica stessa, deve cancellare e in setting posso scegliere un background scegliendo, come vedete, un'immagine, da un'immagine o da una foto, e posso uploadarlo o posso prelevarlo dalla My Library. Se andiamo poi, innanzitutto, andiamo a mettere il nome del progetto, scriviamo Don Milani. Poi posto sempre nella barra laterale, questa volta alla vostra sinistra trovate Basic con tutte le parti che potete aggiungere all'infografica, con Date potete inserire dei dati, con Media potete inserire dei video, degli audio, e embeddare i contenuti online. È possibile poi l'opzione del colore degli elementi, scelgo il primo, come vedete, e posso anche aggiungere i miei file da My File, come vedete, li posso uploadare. Ok? Mi basta sostituire gli elementi e aggiungere le immagini multimedia che ritengo opportune. Invece di The History scrivo Don Milani, ad esempio. Invece di Off metto, sostituisco con E. In company name sostituisco con la scuola, ad esempio. Era per vedere le varie funzionalità di Barbiana. Ok, posso
naturalmente modificare a mio piacimento il testo e sostituire tutte le altre parti. Posso sostituire le date. La prima data sarà il 1923, ad esempio, non compilerò tante date, 1923, la data di nascita, e qui cambierò i vari contenuti e le varie icone. Quello che è interessante è che posso aggiungere, come vi dicevo, per rendere davvero aumentata questa timeline dei media. E come vi avevo fatto osservare, posso insert video da YouTube o da Vimeo. Inserisco un video, se lo vado a cercare su YouTube. Ok. Inserisco l'indirizzo del video, Yang, ne ha inserito il video, lo posiziono nella parte che mi sembra opportuna, vado a vedere se funziona con preview. Lo faccio partire. Vedete che l'ho rimpicciolito e che funziona. Posso anche andare al video che ho caricato e così posso inserire tanti altri elementi multimediali. Una volta finita la compilazione di questa timeline, posso condividere la timeline, pubblicare per il web, non posso pubblicare privatamente perché questa è una funzione premium e posso fare l'embed. Posso fare il download come immagine nel free, sempre. Le altre funzioni non sono a disposizione se non nel premium. Questa è un'ottima possibilità e visivamente interessante di costruire una timeline. Vi ricordo che comunque nel momento in cui io andassi a salvare questa timeline come immagine, perderei tutti gli elementi multimediali inseriti. Posso tuttavia embeddarla dentro il blog di classe o in Classroom. Buonasera.